è una persona estremamente disponibile, estremamente caparbia ed estremamente semplice. Di chi si parla? Del punto esclamativo pervaso di energia, l'atleta dall'aspetto umano che da Meda è partito per Atene nel 2004, da dove è tornato con la medaglia d'oro al collo. Sport, ginnastica, disciplina, la sbarra. Oggi Igor Cassina insegna ai piccoli atleti della Pro Karate, società con più di 400 iscritti. È la sua nuova Olimpiade, trasmettere, insegnare che essere campioni nello sport, volare su una sbarra e rimanere coi piedi per terra con serenità e passione, si può. Igor è stato un bel incontro sul nostro cammino, nel senso che l'anno scorso noi siamo rimasti, fra virgolette, a piedi di istruttore e cercavamo qualcuno e qualcosa che potesse sostituire l'istruttore che se ne andava. Tutto pensavamo tranne di trovare una persona talentuosa come Igor. Invece è stato facilissimo, è stato bastato contattarlo, presentare un progetto degno del nome. Igor ci ha pensato francamente pochissimo e ha accettato quello che poteva essere la nostra idea di futuro per la società. Buonasera a tutti, Igor Cassina, post agonismo, post risultati legati alla medaglia d'oro di Atene 2004. Ho trascorso i momenti più belli della mia vita attraverso questi bellissimi risultati, ho coronato il sogno della mia vita. Sono stato un anno negli Stati Uniti, precisamente a New York, insegnando in una scuola italo-americana. È stata una bellissima esperienza che mi ha dato la possibilità comunque di accrescere ulteriormente il mio bagaglio, non solo dal punto di vista tecnico ma anche culturale, logisticamente parlando, 360 gradi. Sono rientrato in Italia, ho avuto questo contatto dalla società Pro Karate dove attualmente adesso alleno, seguo i ragazzini, coordino i ragazzini insieme alla collaborazione di Corrado ed Edoardo, che sono bellissime persone che hanno un bellissimo carisma, quindi sanno trasmettere i valori che seguono la mia filosofia, quindi l'approccio allo sport non per pensare indubbiamente all'inizio di arrivare alle Olimpiadi o a partecipare a un campionato del mondo, che indubbiamente sono aspetti bellissimi e positivi dello sport, ma credo che lo sport sia proprio la scuola di vita, quindi trasmettere i valori positivi attraverso il rispetto, seguire le regole, essere disciplinati. Indubbiamente questi sono gli aspetti che ritengo più importanti all'inizio per la crescita e lo sviluppo educativo di un bambino. Poi indubbiamente sarei ipocrita a dire che alleno i ragazzini solo per questo. Questo è un aspetto fondamentale e importante, ma indubbiamente crescendo col tempo, se questi ragazzini avranno la passione, che ritengo l'arma vincente nella vita in qualsiasi sfaccettatura, per cercare di fare qualcosa di buono, sarà motivo di orgoglio e di grande soddisfazione per me cercare di arrivare magari a quello che ho fatto io e anche meglio, e portare magari un atleta a fare il movimento Cassina e issarlo sulla sbarra alle Olimpiadi, non credo le prossime, però magari quando ci saranno, quando sapremo poi le varie location, le destinazioni, delle assegnazioni delle prossime Olimpiadi oltre a Rio, si farà quello che si potrà, mettendo sempre il nostro massimo impegno. Quindi attualmente alleno alla Pro Karate, è una bella soddisfazione, per adesso mi sta piacendo molto, quindi spero che il mio futuro mi vedrà sempre legato all'attuale società e a questo sport. Poi chi lo sa mai nel futuro cosa riserverà il destino per Igor Cassina. Mi capita spesso di rivedere le immagini legate al 23 agosto del 2004, perché spesso magari vado nelle scuole a parlare con i ragazzini o altri interventi di tipo sportivo sull'etica dello sport, quindi raccontare magari la mia esperienza, il mio pensiero sullo sport in generale, e ovviamente quando vengono proiettate le immagini mi vengono in mente bei ricordi, perché quello che è passato purtroppo è un ricordo, tra virgolette, anche se è vivo e rimarrà sempre vivo in me, nei miei familiari, nei miei allenatori, quindi le persone più importanti che mi hanno dato la possibilità di raggiungere questo obiettivo, questo traguardo, ma soprattutto questo sogno. Quindi sono immagini bellissime che mi hanno dato la possibilità di realizzare veramente un sogno, perché all'età di 10 anni, guardando i grandi atleti alla televisione, soprattutto il grande Dmitry Bilozerchev, quindi un ginnasta russo che è sempre stato il mio idolo e mio papà Carlo mi ha sempre soprannominato con il diminutivo di questo grande campione, quindi Bilo per gli amici, sono sempre poi stato. Sono immagini, momenti unici, anche difficili da descrivere a parole, perché sono emozioni che forse vanno al di là a volte dell'immaginabile. Ha un aspetto umano, ma è un punto esclamativo pervaso da energia, venuto dallo spazio. Si chiama Igor Cassina, signori, si chiama Igor Cassina e non ce n'è per nessuno.
nessuno. Pechino 2008 è stata la mia terza Olimpiade e mi sono qualificato con il secondo punteggio, quindi avevo la possibilità di ottenere ancora una medaglia in un'Olimpiade, che è l'appuntamento più importante per un atleta. Ho commesso in primis una piccola imperfezione, diciamo che nonostante questo il bronzo ci poteva magari comunque stare, però d'altra parte sono stato io in prima persona che ho dato modo alla giuria di penalizzarmi ulteriormente. Sono arrivato quarto, la medaglia di legno. Ovviamente mio papà lavora nel campo del mobile, ha un'azienda nel campo del mobile, quindi l'ho fatto anche per lui. Igor Cassina si è montato la testa, questa è la domanda, se si è mai montato la testa, ma credo che spetta agli altri indubbiamente identificare la figura di una persona in base a come si comporta. Io è vero, ho realizzato il sogno della mia vita e per me è stato, credo, forse il momento più bello del mio percorso, come persona, come uomo. Il fatto di non montarsi la testa, penso, è legato dal fatto che facciamo uno sport molto nobile, uno sport dove dall'età fanciullina si inizia a crescere secondo una grande disciplina, secondo delle regole importanti, secondo un rispetto importante. Quindi credo questo e l'aiuto della mia famiglia, che mi ha educato in un certo modo, e spero di non smentirmi andando avanti, credo sia questo, diciamo, segreto tra virgolette del fatto che un atleta, un uomo, una persona, in qualsiasi cosa fa nella vita, attraverso la scuola, il lavoro, gli sentimenti, che si ponga comunque in un certo modo. Fate ginnastica artistica e indubbiamente questo vi fa stare abbastanza con i piedi per terra, ma sapete perché? Perché poi dopo, quando andate sull'attrezzo, già volate lì. E cosa c'è di Brianzolo in Igor Cassina? Brianzolo, non il dialetto, perché su Mengamunde parla troppo bene un dialetto, infatti un me pare mi dice parla mica il dialetto che te sei buono. Ma diciamo che di Brianzolo in me c'è il fatto che al mattino do una mano proprio nell'azienda di mio papà, che tra l'altro quest'anno festeggiamo 50 anni insieme a mio zio Emilio, che è venuto a mancare poco tempo fa. Quindi sono diretto interessato nell'attività di mio papà, spero di non fare troppi guai, però diciamo che per adesso mi piace anche questa sfaccettatura lavorativa della mia vita, quindi il connubio tra l'azienda di mio papà al mattino e il pomeriggio, la mia passione, quello che ho fatto per tutta la vita, quindi la ginnastica artistica, la pro karate, porto avanti queste due cose insieme al ruolo come testimone per la Federazione Ginnastica d'Italia, e andando avanti cercheremo sempre di migliorarci e di seguire il nostro cuore, il nostro istinto, e di ascoltarci, perché tante volte magari non ci ascoltiamo fino in fondo e non riusciamo a prendere delle decisioni, fare delle scelte o maturare delle iniziative per paure, per titubanze. Quindi ascoltiamoci e continuiamo a fare delle cose buone come stiamo facendo. Pro karate e non ginnastica meda. Igor Cassina è cresciuto alla ginnastica meda e la ginnastica meda mi ha dato la possibilità, come i miei genitori e i miei allenatori, di realizzare un grandissimo sogno. Ho un bellissimo rapporto con la mia ex, diciamo, società, la ginnastica meda. Diciamo, non è nato, diciamo, questo tipo di collaborazione, ma magari, chi lo sa, in futuro ci sarà un connubio tra le due società. Non posso sapere come andrà il futuro, vi posso solamente dire che la ginnastica meda ce l'ho nel cuore, come credo anche loro abbiano nel cuore il sottoscritto, quindi di comune accordo abbiamo maturato questa scelta, quindi adesso sono per la pro karate e magari un domani la ginnastica meda si trasferirà qua o viceversa, o saremo tutti insieme, chi lo sa. Il giorno che ho lasciato la ginnastica artistica non è stato, diciamo, un singolo giorno, perché ho fatto un anno, veramente credetemi, a pensare smetto o non smetto, smetto o non smetto, perché comunque ho iniziato a 6 anni e ho lasciato con la 34, quindi 28 anni in uno sport al quale ho creduto molto, al quale ho investito tutta la mia vita, e anche i genitori hanno fatto lo stesso per darmi la possibilità di seguire la mia passione, quindi non è stato assolutissimamente facile dire smetto. Ancora oggi mi manca, non tanto mi manca magari la competizione della gara, perché a lungo andare negli ultimi anni poi magari si era a volte rivelata anche una situazione forse troppo di stress, di pressione, dover dimostrare per forza che Igor Cassina vinceva, che faceva un risultato, quindi tante volte anche i media o la stampa magari, insomma, scriveva Cassina è caduto, Cassina solo secondo,
Perché in Italia tante volte, la maggior parte delle volte funziona così: se vinci allora va tutto bene, appena arrivi secondo, terzo, quarto è una delusione. Io diciamo ho sempre seguito il mio roseo cammino legato al mio volere, al mio piacere, e quindi la decisione poi di smettere è stata serena, perché dentro di me, il discorso di prima, mi sono ascoltato e ho capito che ero appagato, quindi umilmente parlando non avevo più, diciamo, lo stesso spirito, la stessa mole di lavoro, la stessa motivazione per cercare di fare ancora un risultato. Contento di quello che ho fatto, potevo fare di più, potevo fare di meno, quindi globalmente parlando soddisfatto, e ho maturato questa scelta di lasciare in maniera serena l'attività. Ma che allenatore spera di essere Igor Cassina? Ma un allenatore che cerca di educare in primis i ragazzi, quindi fargli veramente capire che lo sport e crescere attraverso i valori dello sport sono fondamentali, perché vanno di pari passo con le regole della vita in generale. Comportarsi bene, essere educati, rispettosi, disciplinati, bisogna essere, perché anche nella vita fuori bisogna essere così. Se si vuole cercare di raggiungere qualcosa di bello, qualcosa di bello non vuol dire vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi, vincere i campionati del mondo, perché la vera vittoria, questo è un bel messaggio per tutti i ragazzini che spero che mi stanno ascoltando in questo momento, è dentro di noi, e non sta nel raggiungere il gradino più alto del podio, ma sta nel fatto che impieghiamo tutte le nostre forze, tutte le nostre energie, la nostra capacità di determinazione nonostante le difficoltà, per arrivare al nostro limite. Andare oltre al limite è, faremo magari un'altra puntata per andare oltre al limite, già arrivare al nostro limite, questo che credo sia l'obiettivo fondamentale, quindi ascoltarsi e essere sereni di quello che facciamo, mettendocela tutta con passione. Shine.